Bentrovati, bentornati su questo canale. Come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, non so come cominciare, cosa dire. Allora, a parte che portate pazienza per i miei capelli, ma sono state delle settimane un po' difficili. Chi mi segue su Instagram già lo sa, se non lo fate, seguitemi, che lì sono molto più attiva, o meglio, spero di tornare un po' più attiva. Allora, vabbè, dal video si intuirà, metterò un titolo tipo sono tornata, più la top 3 del mese scorso di aprile, che doveva essere postata il 2, ma la sottoscritta sta guarendo dal COVID in questo momento. E sono state delle settimane un po' difficili. Mi sono chiusa in me stessa, ho lasciato fuori tutto il lavoro, ho cercato di riprendermi. Non sono ancora al 100%, anche mentre sto registrando questo video, capisco che comunque il mio corpo necessita di relax e infatti sto cercando comunque di prendermi tutto il tempo di cui necessito, perché non voglio tornare e poi stare male di nuovo, anche perché comunque la batosta che ho preso è bella strong. Con questo video, ve lo dico anche qui su YouTube, così prendo due piccioni con una fava. Dalla metà, quindi da esattamente praticamente da oggi che vedete questo video, sono cambiate un bel po' di cose. Ho deciso, appunto, dopo essere stata male, aver visto che comunque, per quanto sia bello questo lavoro e tutto quanto, ho bisogno di prendermi molto di più i miei tempi, di ridurre drasticamente tutte le recensioni che porterò sul blog. Infatti, da adesso in poi non ci saranno più 4 post a settimana sul blog con le recensioni, ma ci saranno solo 2 recensioni a settimana che usciranno esattamente il martedì e il venerdì. Il martedì e il giovedì, se non erro, perché non ricordo più quando è che posto su YouTube. Pensate come sono presa male, ragazze. Sì, esattamente, praticamente usciranno in tutto 4 recensioni barra video, insomma, a settimana, ovvero il lunedì sarò su YouTube come ogni lunedì alle ore 12. Il martedì alle ore 12 ci sarà un articolo sul blog, quindi sarà una recensione e quant'altro. Il mercoledì non ci sarà niente, come sempre. Il giovedì ci sarà un'altra recensione sul blog e il venerdì ci sarà un video YouTube, che può essere una recensione, un challenge o video unboxing e quant'altro. E il sabato e la domenica, che prima invece postavo sul blog, non ci sarà più niente e me li prenderò come giorni di riposo effettivo. Anche se magari lavorerò dietro le quinte, però non usciranno più post di sabato e di domenica. Quindi questo è il grosso cambiamento che su Instagram ve l'ho già accennato, ve l'ho già detto con un post, qui ci tengo a ribadirlo. E questa è la grossa novità e la grossa decisione che ho preso in questi, che ho preso in queste settimane. Per quanto riguarda tutto il resto, rimarrà uguale. Quindi diminuiranno le collaborazioni, però insomma, per segnalazioni come reveal, che verranno fatti sempre sulle mie storie di Instagram ogni giorno, quelli sono sempre disponibili. Infatti basta che mi mandate il materiale alla mail che trovate nella link in bio o un po' ovunque, ecco. Ma finalmente passiamo alla top 3 di aprile. Sono 3 libri che mi hanno scombussolato l'esistenza. Sono 3 libri che uno di questi soprattutto mi ha tenuto compagnia durante il Covid. Inoltre, venerdì vedrete il video di tutti i libri che ho letto durante questa quarantena, che me l'avete chiesto in tanti. Mi avete detto: no, ma vogliamo tutte le tue recensioni. Le recensioni di quei romanzi lì usciranno su Amazon e Goodreads, ma non sul blog. E soprattutto,
ci sarà un video in cui proprio farò una sorta di carrellata, che poi un po' sono gli ultimi arrivi, un po' sono libri che avevo in libreria e che ne ho approfittato per leggere in questa pausa forzata. Quindi ecco, questo è tutto quanto. Allora, partiamo con la top 3 di aprile, perché sono questo video, a parte che è il mio ritorno più la top 3, insomma diventa lunghissimo e non è il caso. Comunque, al primo posto abbiamo In a Minor Key di Laura Rocca. Vi lascio nelle schede il video. Bene, ce la posso fare, non sto morendo. Vi lascio nelle schede il video, non devo aggiungere altro. Cioè, Laura ha chiuso la Rise Like a Rocket Series nel migliore dei modi. E inoltre, ci saranno delle novità qui sul mio canale YouTube inerenti a questa cosa qui. Quindi state attivi. E non devo aggiungere altro, perché sul video ho già detto tutto. Pensate che l'ho anche riletto poi in quarantena, quando sono stata male, perché mi è piaciuto così tanto che la scrittura di Laura è quasi diventata una sorta di copertina nei momenti no. E quindi rileggere Sherman dopo tipo 10 giorni che l'avevo già letto per la prima volta, vabbè, sono un po' pazza, però per farvi capire quanto in realtà mi sia piaciuto come libro. Al secondo posto troviamo Sound of Absence di Daria Torresan. Un anno fa avevo comprato di mia spontanea volontà, che è qui da qualche parte, questo lì in alto, il primo Sound of Silence, perché la ragazza della storia era sorda. Sapete che io sono sorda, porto gli apparecchi acustici. Mi aveva fatto emozionare tantissimo, era la prima volta che leggevo Daria Torresan, e con Sound of Absence è stata la seconda, e devo dire che è stata una riconferma sotto ogni punto di vista. Se avete letto la mia recensione sul blog lo sapete, questo è stato il libro che ho letto in una settimana, mai successo in vita mia, ma avevo la febbre a 38, quindi ci sta. E mi ha stupito, mi ha emozionato Drake e il suo passato, insomma tante cose che mi hanno, cioè Autumn e le sue debolezze, niente, è stata una conquista. Poi infine, per ultimo ma non per importanza, metto Wrong di Valentina Cibrin, ovvero il quinto libro della Red Oak Manor Collection, che anche questo sapete già tutto, sapete cosa ne penso, sapete che finora è stato quello che mi ha entusiasmato dopo Wings di più, e insomma è tanta roba. Io non avevo mai letto Valentina, quindi le emozioni wow, poi il fatto che lei arrivi da un genere completamente diverso dal contemporaneo è ancora più bello, diciamo, perché lo rende ancora, diciamo, più suo, e gli ha reso giustizia questa storia. E quindi questa, diciamo, era la top 3 di aprile, con un netto ritardo, però perdonatemi, insomma non è che mi sia, non sono andata alle Maldive, anzi magari fossi andata alle Maldive, ma insomma ecco, questi sono i 3 libri che ho messo nella mia top 3 di aprile. Ci sarà la top 3 di maggio, perché anche se per una settimana sono stata assente, anche se qui su YouTube non ho postato tanto, comunque ho letto molto, quindi ci vediamo i primi di giugno per questa nuova top 3. E sono felice di essere tornata, sono felice di stare finalmente meglio. Non posso dire completamente bene, perché gli strascichi che ho, comunque la spossatezza e una tosse che non so più come far andare via, c'è ancora. Però almeno essere tornata pian pianino un po' alla normalità, un po' al lavoro di tutti i giorni, mi aiuta tantissimo anche a tenermi più impegnata. Quindi questo è tutto. Come ho detto prima, ci vediamo venerdì con il video dei libri che mi hanno tenuto compagnia in quarantena, e successivamente, ve lo dico già così vi tengo un po' buoni, il 23 uscirà la mia recensione di Cruel, finalmente. Questa volta l'ho letto direttamente in cartaceo, perché quando è uscito ero positiva al Covid,
e quindi non l'ho preso in ebook, cosa che invece faccio con che ho già fatto con Candy, perché quando voi vedete questo video Candy è già uscito, quindi è già uscita Jenny Aniston, e quindi diciamo, ecco, questo è tutto. Quindi poi penso che la settimana del 23 ci sarà, il 23 ci sarà la recensione di Cruel e il 27 ci sarà la recensione di Candy, quindi una settimana a video a tema Red Hook Collection, che ormai siamo agli sgoccioli perché essendo al settimo mancano tre libri alla fine, insomma, e sinceramente non dico che non vedo l'ora, però sì, perché ormai mancano proprio le ultime e sono proprio curiosa di vedere le loro storie. Spero di non essermi dilungata troppo, spero che questo video vi abbia fatto piacere, che oltre alla top 3 ci sono fatti 4 chiacchiere. Io ho ripreso in mano la fotocamera dopo 4 settimane, dopo circa un mese non registravo, quindi perdonatemi se mi sono imbalbata, se sembro un po' strana, ma in realtà è un po' tutto strano ancora. E niente, noi ci vediamo venerdì con un nuovo video sempre qui su YouTube. Io vi ringrazio per tutto quello che mi avete scritto in queste settimane, per avermi aspettato e tutto quanto. Sono felice di essere tornata, anche se un po' più stanca, però sono felice. E niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video sempre qui su YouTube. E un bacio grosso. Ciao!